Buongiorno ragazzi, benvenuti nel video. Oggi eviterò di parlare troppo, di ammorbarvi troppo. Ci troviamo qui a Passo Lanciano, quindi vicino casa. Quindi partiamo con un po' di curvette e un po' di ritmo allegro in questo misto strettissimo. Bellissima serie di curve, bellissimo qui a salire, veramente uno spettacolo. Praticamente la moto, da quando ho fatto rifare le sospensioni del grandissimo Rocco di Fulvio, è una moto totalmente cambiata, è una moto che reagisce di più in entrata e in uscita di curva, è una moto più grintosa. In abbinata con queste nuove gomme Pirelli Diablo Rosso 3, veramente una moto veramente molto sportiva, è diventata molto più divertente nelle curve. Stanno ancora rifacendo la strada. Saliamo sopra al dello sciatore. Saliamo su a Mamma Rosa. E andiamo piano perché qui la strada penso che sia rovinata, come quando ci siamo venuti a primavera. È anche abbastanza buia per la vegetazione fitta. Logicamente venendo dal sole la pupilla si deve abituare. Strada abbastanza rovinata. Abbastanza rovinata nel sottobosco, qui in genere è sempre umido sia in inverno che estate. Il manto stradale andrebbe rifatto. Questo asfalto è veramente scandaloso, praticamente non hanno fatto niente. Eccoci a Mamma Rosa. Vediamo di salire
a Rifugio Pomiglio. Ah, perfetto, strada nuova. Spettacolo. Spettacolo. Rifugio Pomiglio, arriviamo. Asfalto nuovo. Spettacolo. Salire in vetta con l'asfalto nuovo. Finalmente. Da qui voi non lo vedete perché naturalmente c'è foschia e l'effetto, diciamo, di allontanamento della GoPro non lo rende visibile, ma lì c'è il Gran Sasso, il Campo Imperatore, il Gran Sasso. Spettacolo, una visione spettacolare da qui sopra. Finalmente ci sono tornato dopo 2 anni. Wow! Ripetitori. Eccoci qui a Rifugio Pomiglio. Rifugio Pomiglio. Facciamo inversione. C'è un bel vedere da qui, una vista molto bella. Vediamo di fare una sostina prima di scendere sotto. L'aria è freschetta, davvero freschetta. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Adesso qui da Mamma Rosa scenderemo dal versante di Rocca Morice, verso Rocca Morice, una strada nuova che non ho mai fatto, almeno perlomeno non ho portato in video, quindi andiamo a farla, andiamo a vederla. Perché no?
dovrebbe essere riasfaltata anche questa, dovrebbe essere stata riasfaltata, perché quando sono venuto ultimamente non c'era l'asfalto nuovo, adesso vedo che c'è l'asfalto nuovo. Probabilmente qui è passato il Giro d'Italia, ecco perché è stata riasfaltata, quindi prendiamo la palla al balzo ed esploriamola. Andiamo piano perché è una strada molto stretta, a malapena ci entrano due macchine. Logicamente è una strada tutta in discesa, quindi i freni verranno messi a duro sforzo, però dovrebbe essere una strada, da quello che dicono, veramente bella, panoramica. Adesso che usciremo dal boschetto, ecco, vedi le macchine che procedono a tutta birra. Guardate che bellissimo panorama di qua. Eh sì, è una strada molto panoramica. Ci sono dei veri e propri tornantini molto stretti. Adesso qui la carreggiata si è leggermente allargata, ma bisogna sempre procedere con prudenza su queste strade perché può uscire un animale, qualsiasi cosa poi. Praticamente in un boschetto, quindi può sbucare qualsiasi cosa. Veramente questa strada è una rossa, è una pista rossa. Ci sono praticamente un muro, stiamo sopra un muro che scende. Non voglio esagerare, però io non amo molto andare in discesa, appunto perché questa moto secondo me non ha una frenata adeguata. Molti dicono che frena, ma secondo me non ha una frenata adeguata in base al peso. In due ancora peggio. Veramente molto in discesa. La moto prende subito velocità anche con le marce basse.
comincia ad aprire un panorama di tutto punto, un panorama montano di tutto punto. Veramente bella questa strada, veramente panoramica. È in discesa, è strettina, bisogna andare piano e godersi il paesaggio. Meglio che in discesa e che strettina, così ci si gode il paesaggio. Guardate che spettacolo! Bisogna incominciare a sostituire questa parola per quanto riguarda i panorami abruzzesi spettacolo, perché la ripeto un po' troppo spesso, la ripetono anche gli altri, ma evidentemente è così. Ci sono strade veramente che sono uno spettacolo. Scrivetelo qua sotto nei commenti se avete un altro termine possa rendere idea che non sia così monotono e ripetitivo come spettacolo. Mi date una mano a me che sono ignorante in italiano. Strepitosa. Stupenda. Molto bello, molto bello. Non ero mai disceso per questa strada, veramente bella. Dovrò farla in salita. Avevano ragione, veramente molto bella. Ne avevo sentito parlare in qualche video ed è veramente molto bella. Di qua dove si va, Rocca Morice, sì. Adesso qui il paesaggio si fa un attimino più normale perché ci stiamo avvicinando alla civiltà, quindi siamo usciti, diciamo, dal paesaggio un po' deserto montano, non brullo assolutamente. Un bel paesaggio montano e stiamo ritornando in strade diciamo che si avvicina al paese, a Rocca Morice. Eccoci,
siamo arrivati a Rocca Morice, questa Rocca Morice. Vediamo un attimino. Il borgo di Rocca Morice, paesino di Rocca Morice, l'abbiamo raggiunto. Siamo riscesi quindi da Rocca Morice a Bateggio e ci troviamo adesso verso la strada per Scafala, la Tiburtina. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e se volete lasciate un commento ed un like. E ci vediamo al prossimo video, probabilmente con la Silvia, un'uscitina con la Silvia che sarà tutta una sorpresa, perché lei viene da fuori e quindi le faremo vedere qualcosa di carino dell'Abruzzo. Allora, ciao ragazzi, un saluto a tutti e naturalmente sempre buona strada. Ciao ciao.